Anch'io, introducendo questi lavori, desidero ringraziare coloro che hanno collaborato con noi per la preparazione di questa iniziativa e voi tutti che siete presenti questa mattina. La mia sarà una esposizione ridotta di un testo più ampio che in seguito verrà messo a disposizione di tutti i partecipanti. Comincio dunque con l'osservare che Berlinguer è stato senza dubbio una delle personalità politiche più rilevanti della seconda metà del Novecento. E lo è stato, vorrei sottolinearlo subito, soprattutto per aver posto nel cuore dell'Europa, non in termini di ricerca intellettuale, bensì di lotta politica concreta e a momenti anche assai aspra, che ha mobilitato milioni di donne e di uomini, appunto ha posto al centro dell'Europa il problema della costruzione di una civiltà più avanzata, oltre le colonne d'Ercole dell'ordinamento capitalistico, dichiarate invalicabili dal pensiero dominante. In una visione in cui si delinea un processo rivoluzionario, ossia la trasformazione della società, che rifacendosi al pensiero di Gramsci e di Togliatti si compie attraverso l'espansione massima della democrazia per via di consenso, intervenendo nei conflitti sociali, nelle contraddizioni del capitale, nonché nella sfera culturale e ideale. Un nuovo socialismo e dunque, come egli stesso più volte ha sottolineato, una nuova gerarchia di valori che abbia al centro l'uomo e il lavoro umano, che esalti le più alte virtù dell'uomo, la solidarietà, l'uguaglianza, la libertà, la giustizia. Forse in questa visione si è toccato il punto più alto della politica europea nel secolo passato. Era un'altra epoca storica, quella in cui Berlinguer è vissuto e ha lottato. Oggi il quadro è completamente diverso. Il Partito Comunista da lui guidato è stato messo in liquidazione più di 20 anni fa. L'Unione Sovietica e il socialismo realizzato sono scomparsi dalla faccia della terra. Gli Stati Uniti e il capitalismo finanziario globale hanno trionfato, mentre potenze come la Cina e l'India stanno oggi cambiando l'assetto geopolitico del mondo. Non si può dire però che nel mondo oggi trionfi il bene comune. Al contrario, il sistema in cui oggi viviamo, il capitalismo del nostro tempo, non è stato emendato delle sue contraddizioni che esplodono con inusitata violenza fino al punto da mettere in discussione la sicurezza stessa del genere umano, come di recente ha osservato anche Naomi Klein nel suo ultimo libro, interessante libro. I fattori di instabilità e i rischi per la pace si moltiplicano. Il pontefice, il Papa di Roma, parla di una guerra generale a pezzetti. E in Europa, invece di avanzare sul terreno dell'unità politica e di più evolute forme di democrazia e di partecipazione, prevalgono indirizzi oligarchici di burocrazie tecnocratiche al servizio dei gruppi dominanti che diffondono disoccupazione, precarietà e malessere di massa, alimentando spinte di destra, moderni fascismi, populismi e nazionalismi su cui crescono aberranti forme di violenza e terrorismo. Direi che Berlinguer torna di attualità oggi proprio perché nel mondo
in Europa i problemi per i quali lui lottava non solo persistono, ma per molti aspetti si sono drammaticamente aggravati. E per questa ragione, se l'intento che ci muove è quello di costruire un'altra Europa, democratica, sociale, è utile ripercorrere i passaggi più significativi del pensiero e della pratica politica del segretario del PC. Non per nostalgiche o impossibili reviviscenze del passato, ma per riscoprire un metodo e impadronirci di chiavi di lettura che possono aprirci le porte a un'interpretazione critica della società attuale e quindi alla costruzione di un mondo nuovo, di un'altra diversa Europa. E questo, direi, è un tema particolarmente attuale nel momento in cui, dopo la vittoria di Alexis Tsipras in Grecia, si sono accese nuove speranze e si rende ancora più urgente l'esigenza di un generale cambiamento in tutto il vecchio continente. In un'intervista rilasciata a poche ore dalla morte, che l'ho accolto improvvisamente a Padova nel 1984, interrogato sulla posta in gioco di quel voto, si votava appunto per le elezioni europee, Berlinguer rispondeva: prima di tutto la questione dell'unità politica dell'Europa. E aggiungeva: è proprio dalle file del gruppo comunista che è venuta la proposta più innovativa che sia stata fatta nel corso di questi 5 anni. Quella di Altiero Spinelli, che allora era vicepresidente del gruppo comunista e apparentati, il quale, chiariva Berlinguer, sono sue parole, propone di passare da un semplice mercato comune a una unificazione politica dell'Europa e di spostare l'asse del potere dai governi al Parlamento europeo eletto a suffragio universale. Un tema, quello dell'unità politica dell'Europa, oggi quanto mai attuale, e nella visione di Berlinguer un passaggio decisivo per costruire l'Europa dei popoli e dei lavoratori. A sua volta Spinelli osservava: senza la forza del PC non avrei potuto condurre la mia battaglia europeista, ma, aggiungeva, si è trattato solo di un primo passo, e se il progetto dell'Europa unita verrà alla fine affidato non al Parlamento ma ai mercanteggiamenti tra i governi, avremo la liquidazione del progetto, come nei fatti in realtà è avvenuto. E quanto a Berlinguer, Spinelli dichiarava: la sua iniziativa ed elaborazione politica vengono da lontano, ma è stato lui che ha portato a compimento con rigorosa conseguenza la saldatura tra democrazia e socialismo e una politica comunista tesa a conquistare un'Europa fatta dagli europei. Spinelli coglieva nel segno, esattamente in questa saldatura, ossia nel nesso inscindibile tra democrazia e socialismo, si situa la visione europeista di un nuovo socialismo per il quale il segretario del PC ha lottato. Come egli stesso osserva, si è venuta affermando la convinzione che la lotta per il socialismo e la sua costruzione debbono attuarsi nella piena espansione della democrazia e di tutte le libertà. Ed è questa, precisa, la scelta dell'eurocomunismo. Nella sua visione innovativa era chiara e irriversibile l'impraticabilità in Occidente del modello del socialismo sovietico realizzato ad Oriente, che poi sarebbe crollato.
Ma d'altra parte la crisi delle società capitalistiche in Occidente, che veniva alla luce già negli anni 70, portava Berlinguer a concludere in modo altrettanto chiaro e irreversibile che il modello da seguire non poteva essere quello della socialdemocrazia. Non da pregiudizi ideologici, bensì dall'analisi della crisi nei punti alti del sistema scaturiva, secondo Berlinguer, la necessità di uscire dal capitalismo e di andare verso una società superiore. E infatti, osservava, anche nei paesi dove i partiti socialdemocratici sono al potere da decenni, nonostante significative conquiste sul piano sociale e le protezioni del welfare, si manifestano tutti i segni tipici della crisi di fondo delle società neocapitalistiche. Una crisi che si manifestava, aggiungeva, non solo nei disagi materiali di grandi masse, ma anche nella condizione di alienazione dell'individuo, in quella che si potrebbe definire l'infelicità dell'uomo di oggi. Dunque, analizzando i profondi cambiamenti che vengono alla luce nell'economia mondiale già nei primi anni 70, con la svalutazione del dollaro e poi con la crisi petrolifera, e che si intrecciano con il modo di liberazione dei paesi in via di sviluppo, culminato con la vittoria del piccolo Vietnam sul colosso degli USA, e dopo che Salvador Allende era stato abbattuto in Cile dal golpe fascista, Berlinguer giunge alla conclusione che il mondo si trova a una crisi di tipo nuovo, si trova di fronte a una crisi di tipo nuovo, non a una ricorrente crisi ciclica del capitale. Una crisi che non riguarda solo le quantità economiche, ma investe nell'insieme i rapporti sociali, la politica, la cultura, le relazioni internazionali. Ciò non significa, precisa, che il capitalismo è vicino al suo crollo o è senza via d'uscita. Però sta di fatto che la crisi attuale non è superabile come quelle precedenti e richiede trasformazioni profonde anche di tipo socialista. In definitiva, con l'esaurimento del ciclo espansivo cominciato dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cosiddetti 30 anni gloriosi, si esaurisce anche la spinta propulsiva, se così vogliamo dire, della socialdemocrazia. Non regge più il compromesso che in cambio di una condizione di elevata occupazione e di migliori livelli di vita da ottenere attraverso la redistribuzione del reddito e l'incremento della spesa pubblica assicurava ai gruppi dominanti del capitale la direzione dell'economia e della società. In altri termini, di fronte alle contraddizioni del capitale nella fase della sua globalizzazione finanziaria, le tradizionali vie socialdemocratiche non appaiono oggi percorribili. E Berlinguer, questo vorrei sottolinearlo, questo aspetto, ci dice che non basta la critica al neoliberismo come ideologia del dominio del capitale sul lavoro. C'è bisogno di una critica al modo di essere, di funzionare del capitale, vale a dire alla sua natura, anche perché di fronte a quella che considera una crisi di portata storica, appare del tutto insufficiente la riproposizione di tradizionali politiche di tipo keynesiano che galleggiano nella sfera distributiva senza toccare la sostanza dei rapporti di produzione, ignorando che il capitale non è una cosa, come diceva il filosofo di Treviri, non è un dato naturale al di là del tempo e dello spazio, un semplice accumulo di merci e di strumenti finanziari e tantomeno un algoritmo, bensì un rapporto sociale in continua evoluzione ma storicamente determinato che si instaura tra chi vende le proprie abilità fisiche e intellettuali in cambio dei mezzi per vivere e chi le compra
per ottenere un profitto. Un rapporto sociale sempre sottoposto a tensioni, ma che nel mondo si manifesta oggi nella contraddizione drammatica, appunto, tra sfruttati e sfruttatori, tra detentori di enorme ricchezze e masse diseredati che popolano il globo. E come il segretario chiarisce, il segretario del PC chiarisce nel rapporto al Comitato Centrale del PC il 10 dicembre del 74, le radici delle ineguaglianze, delle ingiustizie, dello sfruttamento dei rapporti, nei rapporti internazionali tra popoli e stati sono nella divisione in classi sfruttatrici e sfruttate, al di sopra delle frontiere. E aggiunge, la piramide di tutto il complesso della divisione, dell'oppressione, dello sfruttamento tra classi e tra interi paesi ha per base i rapporti proprietari e di produzione capitalistici, con i quali in parte si sono fusi i rapporti proprietari e di produzione agraria di origine precapitalistica e di tipo feudale. Cioè, Berlinguer afferma che il tema della proprietà è un tema dal quale non si può, per così dire, evadere. Non è superfluo ricordare che nel manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, la questione proprietaria è ben presente. La rivoluzione europea, vi si legge, dovrà essere socialista, queste sono le parole del manifesto, di quel manifesto. Socialista, cioè dovrà proporsi la emancipazione delle classi lavoratrici affrontando il nodo della proprietà privata, che deve essere abolita, limitata, corretta o estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio. Una formula di grande interesse, un'impostazione di grande interesse e a mio giudizio particolarmente attuale, che richiama almeno a me, alla memoria, quella di un altro manifesto, il manifesto di Marx ed Engels, secondo cui il comunismo non toglie a nessuno la facoltà di appropriarsi dei prodotti sociali, toglie soltanto la facoltà di valersi di tale appropriazione per asservire il lavoro altrui. Resta il fatto che oggi, come dimostrano le scelte compiute da Tony Blair e da Gerhard Schröder, non solo i liberali, ma anche i socialdemocratici, pur di fronte a una crisi che mette in luce la natura distruttiva e il limite storico del rapporto capitalistico, non manifestano alcuna intenzione di mettere in discussione e di superare proprio questo rapporto sociale, in base al quale si riproduce il capitale, al di là delle diverse forme in cui il capitale si manifesta. E dunque non si misurano con il presupposto della proprietà e dell'accumulazione capitalistica che è all'origine dei drammi del mondo contemporaneo. Per cui appare del tutto appropriato, a mio modo di vedere, il giudizio tagliente e definitivo di Oscar Lafontaine, il quale afferma socialismo e socialdemocrazia hanno finito per sposare i dogmi del mercato e della filosofia neoliberale. Il tentativo di Berlinguer, al contrario, è stato proprio quello di misurarsi con il rapporto sociale di sfruttamento della persona umana che caratterizza la nostra società. Come, perché, per chi produrre, viene al pettine al di là della distribuzione della ricchezza che in ultima analisi ne è l'effetto, il nodo stringente nella visione di Berlinguer del produrre e del consumare e quindi dell'uso delle risorse umane e naturali e della loro proprietà e accumulazione. Io credo che questa impostazione sia valida a maggior ragione oggi in presenza di una rivoluzione scientifica e tecnologica
che cambiando il modo di produrre, di lavorare e di vivere non è più contenibile dentro le vecchie formule o forme proprietarie e mette in discussione l'appropriazione privatistica dei frutti del lavoro sociale, insieme alla conduzione autoritaria dell'impresa, dell'economia e della società. Nel discorso al Teatro Eliseo, famoso, il 15 gennaio del 77, Berlinguer afferma: per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale di fondo, e ciò richiede, come dirà in seguito, un intervento innovatore nell'assetto proprietario tale da spingere materialmente tutta la struttura economica verso il soddisfacimento dei bisogni dell'uomo e della collettività. Un'impostazione che peraltro ritroviamo nella Costituzione della Repubblica Italiana fondata sul lavoro, dove sono indicate diverse forme proprietarie. E secondo Berlinguer, esaurite le due fasi del movimento per il socialismo, come lui le chiama, fino ad allora conosciute, quella scaturita della rivoluzione d'ottobre e quella socialdemocratica, si tratta, dice, di aprirne un'altra e di aprirla prima di tutto nell'Occidente capitalistico. Dunque una terza fase, una terza via, la terza via appunto sostiene rispetto alle vie tradizionali della socialdemocrazia e rispetto ai modelli dell'est europeo. Una ricerca, aggiunge, nella quale vediamo impegnata non solo alcuni partiti comunisti, ma anche alcune socialdemocrazie o almeno alcuni settori della socialdemocrazia. In campo economico, la terza via di Berlinguer rifiuta la sovranità totale e totalitaria del mercato, ma anche la statizzazione integrale dei mezzi di produzione, e si incardina invece sulla combinazione di diverse forme di proprietà pubblica, privata, cooperativa, comunitaria, sul governo democratico del mercato come misuratore di efficienza e sulla democratizzazione dell'impresa, su una pianificazione strategica al tempo stesso flessibile, volta ad assicurare un'altra capacità produttiva e il benessere sociale. Lungo una linea, dice, che se non è ancora quella del socialismo, esce già fuori dalla logica del capitalismo e muove verso il socialismo. In questo percorso, nell'impianto concettuale e nella pratica politica di Berlinguer, è necessario e possibile realizzare la più ampia unità e collaborazione di forze sociali, culturali e politiche. Vorrei ricordare che nel discorso pronunciato il 18 luglio del 1979, nella prima seduta del Parlamento europeo eletto a suffragio universale, il volumetto sarà, credo, presente tra qualche tempo qui nella nostra sala. In quel discorso Berlinguer, senza nascondere le diversità di posizioni con altri partiti comunisti, sottolinea l'esigenza, virgolette, di sostanziali convergenze nell'impegno volto a far avanzare nel mondo la funzione di pace, di cooperazione, di progresso di un'Europa nuova, nella quale il socialismo, un socialismo nella libertà, si affermi come la via maestra per arrestare il declino di questa parte del nostro continente e per rinnovarne profondamente le strutture, i modi di vita, le classi dirigenti. Una impostazione che sarà confermata poi e arricchita nella relazione al 16° congresso del PCI, nel marzo dell'83, l'ultimo al quale Berlinguer ha partecipato prima della sua morte, dove sostiene che le idee e le pratiche del socialismo devono essere radicalmente rinnovate, perché in presenza di fattori diversi che interagiscono contestualmente nello scenario globale, la storia umana,
sottolineo questo elemento, e per i pericoli, lui dice, e per le possibilità è giunta a un momento per certi versi supremo del suo cammino. E questi fattori che, diciamo, caratterizzano questa fase, secondo l'analisi di Berlinguer, li individuava come segue. Primo, la tendenza alla sostanziale unificazione su scala mondiale della vicenda umana, in cui sono ugualmente coinvolti i paesi ad alto sviluppo capitalistico e i paesi cosiddetti del terzo e quarto mondo. Secondo, la rivoluzione scientifica e tecnologica, aspetto spesso sottovalutato, ma in Berlinguer molto presente, che produce, dice, effetti sconvolgenti sui modi di lavorare e di vivere e quindi sulla politica e sull'attività dei suoi organismi, cioè i partiti e gli stati. E in terzo luogo il mutato carattere della guerra, che con l'uso delle armi atomiche, termonucleari e di altre armi di sterminio, in caso di deflagrazione di un conflitto, porterebbe alla distruzione dell'intera civiltà umana. Berlinguer ritiene che l'Europa, un'Europa né antisovietica né antiamericana, possa giocare un ruolo da protagonista per far avanzare un processo di coesistenza pacifica e di distensione tra i due blocchi. Nella sua visione, la coesistenza non è la presa d'atto e il consolidamento dello statu quo, vale a dire della spaccatura del mondo in due, bensì un processo dinamico volto al superamento dei blocchi contrapposti attraverso l'isolamento delle forze dell'imperialismo e delle politiche di potenza, ciò che comporta lo smantellamento delle basi militari in un complessivo processo di disarmo bilanciato nel quale siano garantite la libera autodeterminazione di ogni popolo e la piena sovranità di ogni Stato. Una visione, come dicevo, dinamica, che delinea un nuovo internazionalismo e ricerca punti di incontro e di azioni comuni con altre forze, mentre considera decisivo il rapporto Nord-Sud, in cui l'Europa gioca un ruolo centrale come porta aperta sul Mediterraneo e perciò mira al consolidamento dei rapporti con i movimenti di liberazione e con i paesi di recente indipendenza. E nella difficile e contrastata lotta per far avanzare l'Europa verso la conquista della sua autonomia, che avrebbe potuto portare, certo non abbiamo la palla di vetro per fare delle previsioni, ma avrebbe potuto portare a esiti imprevedibili nella configurazione del mondo, Berlinguer si incontra e interagisce con le posizioni più avanzate della socialdemocrazia, espresse allora da Olof Palme e da Willy Brandt con la sua Ostpolitik. Un rapporto per alcuni aspetti intenso che entra in crisi quando il leader della socialdemocrazia tedesca e capo del governo cede alle pressioni pesanti dell'amministrazione Nixon, dimettendosi e lasciando l'incarico a Helmut Schmidt, il cancelliere del riallineamento europeo all'egemonia degli Stati Uniti, che nel 1976, vorrei ricordarlo, fu tra i più accesi sostenitori del veto americano all'ingresso del PC nel governo del paese. Solo negli anni seguenti si riannoderà un dialogo proficuo con la socialdemocrazia e più precisamente con una parte di essa. Berlinguer, che aveva ipotizzato un governo mondiale come espressione di un diverso ordine geopolitico, riallacciandosi al rapporto Brandt del 1980, propone una carta della pace e dello sviluppo che abbia al centro il tema appunto del nuovo rapporto tra nord e sud del mondo, della interdipendenza, della cooperazione tra i popoli, dell'equa distribuzione delle risorse. È in questo contesto che il segretario del PC sostiene che il socialismo ha bisogno di un generale e profondo rinnovamento. Le sue parole, pronunciate nel marzo dell'83,
hanno la forza della denuncia e dell'indicazione di un programma d'azione, che con la tempra del combattente Berlinguer aveva cominciato ad attuare anche nel suo stesso partito, ma che la morte improvvisa gli ha impedito, credo, di sviluppare e di portare a compimento. Dal generale panorama dell'epoca nostra, afferma, emerge la necessità di portare avanti la lotta per il socialismo su scala mondiale e nei singoli paesi. Rinnovamento all'est e all'ovest, al nord e al sud. Generale è l'esigenza di approfondire la comprensione dei tempi attuali, precisa, e di ridare vita a quella creatività che è la linfa di ogni teoria e prassi rivoluzionaria. Dunque, e vado alla conclusione, un rinnovamento in tutti i campi che deve muovere dal principio teorico ideale secondo cui per liberare l'uomo, perché egli possa affermare in modo pieno la sua dignità di persona, è necessario un processo di generale trasformazione della società e del potere, ossia un processo rivoluzionario che, avanzando anche gradualmente, sottolinea, non lascia indietro né sfruttati, né subalterni, né discriminati, né emarginati, né diseredati per principio o per destino. E ciò significa, nella sua visione e anche nella sua pratica degli ultimi anni, che la politica deve sapersi misurare con la nuova dimensione della questione sociale e della questione ambientale, entrambe alimentate da un unico meccanismo di sfruttamento, che occorre saper riconoscere la portata dei nuovi movimenti sociali, dei giovani e in particolare delle istanze innovative e rivoluzionarie indotte dalla differenza femminile, che non si possono sottovalutare le spinte al cambiamento provenienti da ispirazioni culturali diverse come quelle di matrice cristiana. E di fronte alla linea neoliberista di Reagan e di Thatcher, che aveva assestato colpi duri all'economia e alle conquiste sociali dell'Europa, ridisegnando le classi sociali e quindi il conflitto tra capitale e lavoro, prioritaria, dice Berlinguer, è l'esigenza di allargare le basi sociali del movimento per una trasformazione della società, le basi sociali del movimento per la trasformazione della società, oltre la classe operaia e il movimento operaio tradizionalmente intesi. E questa, a mio parere, è una delle intuizioni, delle visioni del segretario del PCI di maggior rilievo teorico e pratico, oggi di particolare attualità. La ricerca, secondo la sua analisi, va condotta in due direzioni. Da una parte, verso le masse crescenti degli esclusi dal lavoro, che il meccanismo che opera nella società nostra, giunto all'apice del dominio del capitale, pone ai margini della società, in posizione di perenne subalternità, precarietà, incertezza. E dall'altra parte la ricerca va condotta in direzione di quelle figure professionali del lavoro intellettuale e di ricerca, i camici bianchi, che la rivoluzione scientifica e digitale, mentre riduce il peso numerico della classe operaia tradizionalmente intesa, le tute blu, porta alla ribalta nella lotta per la trasformazione della società, sostiene Berlinguer, in quanto sfruttate dall'appropriazione privata del profitto. Si tratta, credo, di una questione cruciale in questa fase della nostra storia, che oggi, di fronte alla frantumazione che alimenta la guerra tra garantiti ed esclusi, propone in termini inediti l'unificazione del lavoro eterodiretto e salariato, di tutti coloro, uomini e donne, giovani e anziani, che per vivere devono lavorare. Un'area molto vasta e dai confini incerti, dove, come è stato giustamente notato, non c'è un solo
protagonista. Il lavoratore intellettuale o il precario o l'erede metropolitano dell'operaio massa, ma l'insieme di variegate figure lavorative. Ed è proprio su questo terreno, secondo me, che la sinistra oggi è chiamata a giocare una partita decisiva nella costruzione di un'altra Europa, perché su questo terreno si gioca appunto una prospettiva del cambiamento, ma anche la possibilità di frenare e di rovesciare tendenze molto pericolose verso i nazionalismi, verso nuove forme di destra e del fascismo. Se costruire una civiltà più elevata, ossia un nuovo socialismo, vuol dire lottare per il superamento di ogni forma di sfruttamento, dice Berlinguer, e di oppressione dell'uomo sull'uomo, di una classe sulle altre, di una razza sull'altra, del sesso maschile su quello femminile, di una nazione sulle altre nazioni, assicurando la pace fra i popoli, il progressivo avvicinamento tra governanti e governanti, la fine di ogni discriminazione nell'accesso al sapere e alla cultura. Allora, io credo, se questa è la visione di un nuovo socialismo, penso che da Berlinguer e dalle sue analisi occorra riprendere il cammino, con una visione critica anche delle sue elaborazioni, ma partendo da un punto di vista ben chiaro. Nelle condizioni di oggi, infatti, a me sembra, appare sempre più chiaro che per la costruzione di un'altra Europa e per respingere e controllare il potere del capitale finanziario, delle nuove forme attraverso cui i gruppi dirigenti dell'economia dominano la società, ecco, nelle condizioni di oggi, per la costruzione di un'altra Europa è indispensabile la presenza e l'affermazione in tutto il continente di una libera e forte coalizione politica dei nuovi lavoratori del XXI secolo, che abbia caratteristiche popolari di massa e che sappia proporre un'alternativa reale, di grande prospettiva, ma anche concretamente praticabile. All'inizio di questo nostro secolo così travagliato tra rischi e possibilità, le parole del segretario del PCI pronunciate nel 1984 a me sembrano profetiche. Egli afferma: si parla ormai di fallimento della comunità, c'è chi raccomanda di tornare indietro all'Europa delle patrie, ma non è pensabile che la via d'uscita dalla crisi della comunità europea possa consistere nel ripiegamento di ogni singolo Stato nella sua peculiare identità. Una frammentazione dell'Europa in Stati nazionali costituisce, contrariamente a quanto è avvenuto nel passato, un freno allo sviluppo, alla crescita della civiltà in Europa e anche alla crescita della civiltà in tutto il pianeta. L'Europa dei popoli e dei lavoratori, conclude, è l'unica Europa possibile. E questa, io credo, e ho finito, vi ringrazio per la vostra attenzione, è la questione strategica che sta di fronte a noi, a tutti coloro che intendono battersi per rovesciare le tendenze negative in atto, per far avanzare una civiltà superiore in Europa, e penso che questa necessità, questa urgenza di aprire un confronto e di affrontare questa tematica nuova in tutta Europa sia oggi quanto mai urgente, visto che i segnali che vengono dalla Grecia e dalla Spagna ci dicono che è possibile aprire un percorso nuovo. Grazie dell'attenzione.